Il Festival di Sanremo è una kermesse canora che si tiene dal 1950 nella omonima città ligure. Negli anni ha cambiato spesso formula, sebbene dagli anni 90 lo spettacolo abbia gradualmente sottratto importanza alla musica. Complice anche la minore qualità delle canzoni proposte. Tra i tanti aneddoti che riguardano Sanremo, però, ce n'è uno poco citato. C'è stato infatti un film comico che ha anticipato ben due eventi poi, di fatto realmente accaduti nella kermesse ligure. Gole ruggenti. Il film risale al 1992 ed è diretto da Pier Francesco Pingitore, il regista del mitico Bagaglino andato in onda prima sulla Rai e poi sulle reti Mediaset. Condotto e curato da Pippo Franco, con vari comici di un certo spessore. Per esempio, Oreste Lionello e Leo Gullotta, consacrando varie showgirl come Pamela Prati e Valeria Marini. La pellicola narra di un'ipotetica settimana di preparazione della più importante gara canora italiana. Anche se Sanremo non viene mai citato, ma lo lascia intendere per le dinamiche che avvengono, il tipo di spettacolo e la plateale presenza di Fiori. Molti dei protagonisti, in primis Pippo Franco nei panni di un insoddisfatto conduttore, ma anche Pamela Prati, Martufello, eccetera, sono gli stessi del Bagaglino. Nonché riprende anche buona parte delle sue dinamiche. Il film inoltre presenta un'altra chicca. Tra i cantanti sgangherati in gara appare anche un giovane Tony Tammaro, che canta il brano Patrizia. Un successo del 1989 dal suo primo album che lo fece conoscere al grande pubblico. Gole ruggenti non ha di certo lasciato il segno nel cinema italiano. Tuttavia, ha anticipato due eventi che poi si sarebbero realmente verificati proprio quell'anno a Sanremo. Vediamo quali. Paolo Galli, Pippo Franco, sta preparando un festival canoro, dalle fattezze identiche al Festival di Sanremo. Tuttavia, è sull'orlo di una crisi di nervi. Preso tra le tante raccomandazioni rivendicate dagli artisti in gara, le varie defezioni degli ospiti di un certo spessore e i problemi con la moglie. Uno sgangherato direttore artistico, Arturo Panebianco, Maurio Mattioli, cerca di convincerlo sulla bontà del progetto tra false promesse ed errori grammaticali. Con scarsi esiti. Sarà però la figlioletta, Eleonora, Morgana Giovannetti, con l'aiuto della valletta Alida Spada, Pamela Prati, a convincerlo a restare e a concludere il festival. Veniamo ai due eventi anticipati da Gole Ruggenti rispetto al Festival di Sanremo del 1992. Nel film la cantante Pat Rubino, interpretata da Joe Squillo, viene squalificata dal festival perché la sua canzone, Timido, risulta non inedita. Ed è proprio quanto accadrà realmente nel Festival di Sanremo di quell'anno. Proprio la Squillo fu esclusa dal Festival di Sanremo perché il suo brano Me Gusta il Movimento era già stato presentato al pubblico. La canzone Me Gusta il Movimento di Joe Squillo venne esclusa prima della manifestazione in quanto già edita, per cui fu sostituita con La Mia Preghiera di Pupo, presentatosi in gara con il suo vero nome, ovvero Enzo Ghinazzi, che non riuscì ad arrivare in finale. In seguito all'eliminazione, Pupo dichiarò pubblicamente di aver comprato il 4 posto al Festival di Sanremo 1984 tramite l'acquisto di schedine del Totip per un valore di 75 milioni di lire. A quel tempo l'acquisto di una schedina dava diritto a votare per i concorrenti in gara al Festival, facendo così polemicamente intendere che la competizione era truccata. Veniamo al secondo evento anticipato da Gole Ruggenti. Martufello interpreta Pizzefichi, un disturbatore che irrompe sul palco interrompendo le prove.
Ciò anticipa quanto davvero farà sul palco dell'Ariston Cavallo Pazzo, pseudonimo di Mario A. Pignani, un personaggio televisivo, attivista e scrittore italiano, noto per le sue azioni di disturbo effettuate in diverse manifestazioni. La mattina A. Pignani avvisò Baudo che sarebbe salito sul palcoscenico, il presentatore avvisò il questore, ma Cavallo Pazzo riuscì comunque a raggiungere il palco e a gridare: "Questo festival è truccato e lo vince Fausto Leali", che però non vinse. Forse anche proprio per non dargli credito. In seguito sostenne una cosa plausibile, cioè che fosse stato tutto organizzato con la regia di Pippo, ma le cose non erano andate in quel modo. Per la cronaca, A. Pignani morirà 4 anni dopo, nel 1996, per AIDS. A soli 41 anni. E tu? Eri a conoscenza di questi due aneddoti? Conosci il film Gole Ruggenti? Lascia un commento e un like e iscriviti al canale. Grazie.